Sì, cioè io affiancherò sicuramente giocherò con due punte, quindi affiancherò a Martinez su un'altra punta. Poi io più o meno l'idea ce l'ho chiara, però dipende dalle caratteristiche dei difensori loro, io cerco di adattare le punte. Quindi l'altra punta sì, o sarà o Parisi o Vezzicari. Sono due ragazzi con caratteristiche molto diverse, quindi un po' dipende da certe situazioni anche in altri ruoli. Sono due giovani anche nei quali ci sono 3 anni di differenza, quindi logicamente Vezzicari è più maturo come ragazzo, più pronto se vogliamo. Parigi come caratteristica è l'unico, diciamo, che può fare il centravanti puro a parte Raso nella nostra squadra. Io lo sto costringendo anche a Martinez a giocare il centravanti, solo, poverino, lì come a lottare, però cioè, il suo ruolo è di seconda punta, cioè, secondo me lui farà molto meglio quando noi avremo la possibilità di poter giocare con le tre punte, quindi sì, assolutamente, logico, noi dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi questa partita, è molto importante sull'aspetto animico in generale di tutti, dei ragazzi, dei tifosi, di tutti, quindi è una partita che noi assolutamente dobbiamo vincere. Quindi i ragazzi li ho visti molto concentrati questa settimana, con la giusta preoccupazione perché, sai, quando devi giocare sempre per vincere non è facile. Loro devono entrare in questa mentalità che noi dobbiamo, giocare tutte le partite per vincere, che poi le responsabilità quando giochi nell'Arezzo sono maggiori che se giochi nel Pierantonio. Quindi se perdi una partita col Pierantonio non succede niente, se perdi con l'Arezzo, è più pesante in tutti gli aspetti. Quindi io li vedo concentrati, li vedo molto, molto determinati. Quindi io sono fiducioso in questo aspetto per la partita domenica. No, vabbè, la prima partita non è che non fa testo. A volte, guarda, cioè, è più importante, cioè, una delle sconfitte, no, più, una delle sconfitte cresce più velocemente che si vince. Io penso che servirà molto. Anche i ragazzi per capire certe meccaniche e la mentalità che bisogna avere in questo campionato per vincerlo, perché io sono convinto che noi abbiamo una squadra, quando siamo al completo, una squadra molto competitiva, sicuramente non la migliore in assoluto, ma una molto competitiva, ce la giochiamo con tutti, però per vincere il campionato non è facile, non è che vincerai 10 partite, 15 di fila, è fino all'ultima partita a lottare, perché questa è la mentalità, questo è il campionato che noi dobbiamo fare, il campionato di Serie D è così. Quindi avere una distrazione nel primo o nell'ultimo minuto ti può costare una partita, vincere o perdere una partita. Sinceramente, i ragazzi hanno dimostrato carattere, perché se perdevo 1-0 fuori casa, un campo stretto dove gli altri se l'è presentata la partita ancora meglio per loro perché aspettavano, ripartivano, hanno dovuto rimontare, quindi hanno cercato sempre de pareggiare, hanno giocato come si poteva giocare perché poi il campo è quello che è, quindi senza fare grande cosa, ma il risultato è stato arrivato, il pari non solo è stato arrivato, dopo il pari abbiamo avuto due situazioni, una che l'è rimasta sui piedi a Martinez che poteva far gol, che non ha avuto il tempo di calciare, e poi un'altra che ha fatto il portiere una parata su Bagnato, quindi anche dopo il pari la squadra ha continuato a cercare questa vittoria. Quindi io penso che se non c'hai carattere, una partita che la perdi 1-0 fuori casa non è che la riesci a pareggiare. E quindi questa è una dimostrazione di carattere. Bisogna stare molto più attenti e concentrati tutta la partita. Questo sicuramente servirà d'esperienza a quello che è successo. Per quello che ho in mente io, lui giocherà a centrocampo, perché ci sarà un grosso cambiamento quando ci avrò tutto a disposizione, tattico. Solo che adesso non me lo posso permettere di fare, soprattutto meno dopo la prima sconfitta, purtroppo. Ci sarà un grande cambiamento, il quale non voglio parlare perché ancora devo parlare con i ragazzi, perché sarà un grosso cambiamento. Sì, però per caratteristiche non siamo riusciti a prendere i giocatori che è. Per caratteristiche c'è bisogno anche a centrocampo, il 4-3-3 deve avere il giocatore a centrocampo una certa caratteristica che noi non siamo riusciti a avere, quelli che hanno io ho altre idee, quindi sicuramente sarà un gioco molto offensivo, ma non il 4-3-3.
io ho un'idea calcistica non particolare, cioè non pensare che poi, perché a me piace giocare molto in attacco, un gioco propositivo, ma non come vetro. In Italia vince il campionato chi prende meno gol, quindi non è che ci saremo scoperti, cioè noi difenderemo sempre con 4-5 minimo, quindi infatti c'è un sistema di gioco, dei meccanismi che dobbiamo allenarci, solo che adesso non posso farlo perché non ho le punte. Io per giocare con tre punte, potrei giocare anche adesso con tre punte, ma se io giocare con tre punte è un po' rischi, perché non è facile giocare con tre punte e un praticamente bagnato con un trequartista, cioè, quindi per fare questo gioco qua il gioco deve valere la candela. Io ho tre punte veramente che so che mi fanno la differenza, cioè io li gioco a occhi chiusi, perché Zeman non è stupido. Cioè, Zeman gioca a tre punte, ma c'è tutti i giocatori di valore, non è che gioca con giocatori, per dire Zeman, che adesso mi è venuto in mente. A Scandicci io ho la relazione, due relazioni, no, purtroppo i video qua non ci sono, quindi noi non abbiamo, io ho la relazione, mando le persone a vederle con tutte le caratteristiche, tante cose che io gli chiedo. C'ho le due partite, quella di Coppa Italia e quella che hanno fatto domenica. È una buona squadra, una squadra che sta bene in campo, che ha due o tre giocatori che sono importanti, sono veloci tecnicamente. Mariotti è un trequartista molto bravo. È una squadra che sicuramente verrà qua a giocare anche con il nervosismo nostro, perché loro sanno perfettamente che noi dobbiamo vincere la partita, quindi che dobbiamo essere un po' più sbilanciati, quindi puoi preparare la partita anche in un certo aspetto psicologico più tranquillamente, e puoi sfruttare anche questo, un vantaggio per chi deve, chi non c'ha niente da perdere come loro. Un ottimo allenatore, domenica loro il primo tempo hanno fatto male, dopo l'allenatore è stato bravo e ha cambiato questa squadra, quindi hanno pareggiato e meritavano di vincere, avevano vinto anzi, cioè hanno annullato un gol per cambiare, che non era buono, quindi per quanto gli arbitri è un gol buono se lo hanno annullato. E quindi è una squadra, ma come ti ho detto appunto prima, levando 4-5 squadre, poi le altre sono tutte partite difficili, poi vengono qua, lo stadio Arezzo sembra che stai, cioè non sembra, stai in un stadio vero, quindi anche per chi viene a giocare qua si salta, cerca di dare qualcosa sempre in più, soprattutto è facile giocare dall'altra parte perché chi viene qua non c'ha niente da perdere, quindi io sono convinto, tutti quei giocatori delle altre squadre che vengono qua e fanno il fenomeno contro l'Arezzo, le cambi la maglia, lo metti nella parte dell'Arezzo e non fanno neanche un quarto di quello, perché è così, lo so che è così. Quindi questo vabbè, però questo non è una scusa, noi dobbiamo andare e dobbiamo vincere questa partita, al di là di Scandicci con un'ottima squadra.